Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vado a preparare una crema mousseline al pistacchio. Come prima cosa dobbiamo andare a preparare la crema pasticcera. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 250 ml di latte, 60 g di zucchero semolato, 60 g di tuorli, sono 3 tuorli, 25 g di amido di mais o maizena, 60 g di burro. Per quanto invece riguarda la mousseline, ci serviranno 185 g di burro a pomata e 140 g di pasta di pistacchio. All'interno di una ciotola vado ad inserire i 3 tuorli. Aggiungo anche lo zucchero. E con una frusta a mano vado a sbattere. Adesso aggiungo l'amido di mais. Continuo a mescolare. Adesso lo mettiamo da parte. E all'interno di un pentolino andiamo ad inserire il latte e lo portiamo a bollore. Accendiamo la fiamma e portiamo il latte a bollore, dopodiché lo trasferiamo all'interno della ciotola con tuorli, zucchero e amido di mais. Il latte sta raggiungendo il bollore, vedete? Adesso spegniamo e trasferiamo tutto all'interno della ciotola. Mescolo e trasferisco tutto il composto nuovamente all'interno della pentola. Porto sul fuoco e faccio addensare. Mescoliamo in continuazione. Vedete, si sta addensando. Perfetto. Spengo e trasferisco all'interno della ciotola. Dopo averla trasferita all'interno di una ciotolina, andiamo ad inserire i 60 g di burro che ho tagliato a tocchetti. E con la frusta andiamo a mescolare. Dopo aver ottenuto questo risultato, vedete? La trasferiamo all'interno di una ciotola, così, abbastanza larga, in modo da farla raffreddare. Copro la superficie della crema con un sacchetto per alimenti o pellicola trasparente. In questo modo, proprio deve essere a contatto. E la mettiamo all'interno del frigorifero fino a farla raffreddare per bene. La crema pasticcera si è ben raffreddata. La vado a trasferire all'interno del cestello della planetaria. Dopo aver inserito la crema all'interno del cestello della planetaria, ho messo anche la frusta. Adesso vado a dare una leggera sbattuta in modo tale da far ritornare la crema pasticcera e dopodiché vado ad inserire il burro a pomata in 3 riprese. Aggiungo la prima parte di burro. Seconda parte di burro. Parte di burro.
impegniamo con la Marisa, andiamo a raccogliere tutta la mousseline che abbiamo nei laterali della ciotola e dopodiché andremo ad inserire la pasta di pistacchio. Bene, vado ad inserire la pasta di pistacchio. Avvio di nuovo la planetaria. Ed eccola qui, la crema mousseline al pistacchio. Guardate la consistenza, ve la faccio vedere. Guardate che meraviglia. Questa crema è ottima sia per decorare che per farcire. Adesso la vado a trasferire all'interno di una ciotola. Con questa mousseline vado a preparare una bellissima crostata utilizzando la pasta frolla alle mandorle. Quindi gli ingredienti che ci occorreranno sono 250 g di farina 00, che adesso andrò a pesare direttamente all'interno del cestello della planetaria. Quindi 250 g. Comunque gli ingredienti poi li troverete scritti sotto nell'info box. Ok. Poi vado ad inserire 125 g di zucchero a velo. Adesso aggiungo 90 g di farina di mandorle. Vado ad inserire anche all'interno 140 g di burro. Il burro dovrà essere a temperatura ambiente, quindi lo inserisco all'interno. Vado ad inserire la foglia e inizio a fare la sabbiatura. Si chiama sabbiatura proprio perché dovremo ottenere una sabbia. Nel frattempo ci prepariamo 50 g di tuorli. Bene, questo è quello che dobbiamo ottenere, vedete? Se rimane del burro ancora non amalgamato bene alla farina e allo zucchero e tutti gli altri ingredienti, con le mani andiamo a schiacciare e poi avviamo nuovamente la planetaria. Adesso vado ad inserire i tuorli. Dopo aver ottenuto questo risultato, lo togliamo dalla ciotola della planetaria e lo finiamo di lavorare con le mani, giusto qualche secondo, non di più. Quindi combattiamo la pasta frolla alle mandorle in questo modo, così formiamo una palla oppure anche un cilindro, è uguale. Copriamo con la pellicola trasparente e la facciamo riposare all'interno del frigorifero per 30 minuti, anche se questo tipo di pasta frolla, questa alle mandorle, si può utilizzare anche subito, però io preferisco metterla sempre per 30 minuti circa all'interno del frigorifero. Trascorsi i 30 minuti, l'ho tirata fuori dal frigorifero. Adesso tolgo il sacchetto per alimenti e vado a dividere la pasta frolla in due parti uguali. Ho in questo modo. Dopo averla tagliata, guardate l'interno come si presenta, vedete? Adesso una parte la vado a mettere di nuovo all'interno del sacchetto, mentre l'altra la vado a stendere. Prima la vado ad appiattire con le mani in questo modo, dopodiché la vado a stendere su un foglio di carta da forno. La stendo ad uno spessore di 2 mm circa,
Comunque adesso vi faccio vedere. Dopo averla stesa, prendiamo uno stampo come questo microforato, vedete, da 18 cm, e andiamo a coppare. Togliamo la pasta frolla in eccesso, questa qua la riutilizzeremo per i bordi. La vado a sistemare per bene pigiandola e facendola combaciare anche con la base. Dopo aver fatto tutti i bordi, con un coltello andiamo a togliere l'eccesso di pasta frolla. In questo modo, vedete, con un coltello dalla lama liscia. Adesso con una forchetta andiamo a bucare la base, in modo da evitare di fare gonfiare poi la pasta frolla in cottura. Dopo aver ottenuto questo risultato, andiamo ad infornare a forno già preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti circa. Ho inserito anche della pasta all'interno per evitare di farla gonfiare. Dopo averla infornata, aspettiamo 10 minuti e togliamo la pasta con la carta da forno e terminiamo la cottura. Sono trascorsi 25 minuti circa, ecco come si presenta. Adesso tolgo via lo stampo. Ed ecco come si presenta, guardate, carina. Adesso la lascio raffreddare completamente. Nel frattempo prendiamo la crema mousseline al pistacchio che avevo preparato e avevo inserito anche all'interno del frigorifero, e adesso la metto all'interno del cestello della planetaria e la vado a sbattere per renderla omogenea. Trasferisco all'interno della sac à poche. La frolla si è raffreddata. Ho trasferito anche la crema mousseline al pistacchio all'interno della sac à poche. Adesso vado a decorare, vado a fare tanti ciuffetti. Questo è il risultato. Adesso vado a decorare con un po' di fragole e un po' di granella di pistacchio. Dopo aver messo le fragole, vado a mettere un po' di granella di pistacchio in questo modo. E la mia crostata è pronta. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate.